tutto nero. Non fate caso al cappello perché quello che uso di solito è a lavare. E questo qui mi sta anche un pochino stretto, quindi oggi senza cappello. Però resto sempre io, cappello rosa nero. E oggi finalmente siamo qui per confermare, almeno da quel che sembrerebbe, l'affare di Christopher Lund, il terzino sinistro che tanto ci mancava. Lui è appunto, come ho detto, un terzino sinistro, è nato, anzi Christopher Lund Hansen si chiama il nome completo, nato il 14 maggio del 2002 a, non mi dice dove, il che è abbastanza strano, magari Transfer Market mi dice dove è nato, no, non mi dice nemmeno questo, è nato, va bene, nato nelle, cresciuto nelle giovanili del Midtjylland, non so veramente come fa. Scusate per le mie pronunce, ma io proprio col nomi svedesi, danesi, norvegesi, finlandesi, tutto ciò che ha a che fare col non italiano e inglese, a malapena riesco a pronunciarlo. Poi, appunto, sempre col Midtjylland ha fatto la sua apparizione di prima squadra per passare al Lechbjerg, dove però non ha mai fatto una presenza, e infatti poi, sempre nello stesso anno, 2021, quindi ha cambiato tre squadre in un anno, e è passato al Haken, dove ha fatto invece la sua figura con 40 presenze. Si tratta, come ho detto prima, di un terzino, quindi non ha fatto niente a livello realizzativo, 0 gol. Fatemi dare un secondo un'occhiata magari per quanto riguarda la questione degli assist. Anche se comunque sia da quel che si legge in giro, lui è un terzino difensivo, non è un terzino di spinta, e quindi è difficile che abbia fatto qualcos'altro. Fatemi vedere. Invece gli assist li ha fatti. Ha fatto un totale di 15 assist col Baker e 2 con il Midtjylland Under 19. Quindi, vabbè, ha fatto 15 assist con il Baker, quello che ci interessa. Quindi, comunque sia, allora è anche un po' di spinta, a quanto sembra, questo ragazzo. Da quel che si legge su Transfer Market, appunto 21 anni, alto 1,84 m, non è tanto basso, ma nemmeno tanto altino. Ha la cittadinanza danese e statunitense, una cosa che, ok, è un po' random, però va bene. Gioca di piede sinistro, quindi un terzino che gioca col suo piede. E soprattutto, sempre da quel che si legge su Transfer Market, si tratta di un giocatore che riesce a fare tutta la fascia. Fa terzino sinistro, ma può giocare anche sporadicamente come centrale e con loro di terzino destro. Dicevo che comunque sia, questo Lund è un affare fatto. Da quel che si legge ovviamente dalle varie testate, vi leggo un secondo quello che sono riuscito a trovare in rete. Christopher Lund è pronto a vestire la maglia rosanera e diventare un nuovo giocatore del Palermo. Oggi, domenica 20 agosto, il giocatore firmerà il contratto che lo regherà al Palermo. Terzino sinistro della nazionale Under 21, danese in forza all'Haken, squadra di Serie A svedese, con la quale ha vinto lo scudetto nel 2022. Oltre ad aver già giocato i preliminari di Champions League e poi quelli di Europa League, ha quindi pure esperienza europea. Difensore duttile, classe 2002, under, quindi non occuperebbe alcuno slot, con esperienza europea, soprattutto pronto per essere utilizzato in vista della trasferta di Reggio Emilia del 29 agosto, quindi subito pronto a partire. L'operazione dovrebbe chiudersi in base di una cifra che è uscita fra i 2 milioni e 2,7 milioni, non importa. Alla fine, l'importante è che abbiamo preso questo benedetto terzino sinistro, perché giocavamo per il momento con Ceccaroni adattato a sinistro, che per l'amor di Dio non ha giocato molto male, soprattutto l'ultima partita, mi è anche piaciuto. Il problema è che io mi sentirei più sicuro di avere un terzino sinistro di ruolo. Ora, alcuni si potrebbero chiedere, ma quindi, prendendo Lund, andremo ancora a prendere Dichiara? No, almeno questo è quello che penso io, perché Lund e Aurelio sono i nostri terzini sinistri, più Ceccaroni che può essere adattato in caso di emergenza. Non ha senso andarsi a prendere quello che praticamente sarebbe il quarto terzino sinistro. E io comunque sia, alcuni ci potrebbero chiedere, ma perché non potevamo aspettare che Dichiara si liberasse? A quanto sembra no, a quanto sembra non avevamo il tempo di aspettare che la regina venisse confermata fallita. Non potevamo aspettare perché il campionato ormai è iniziato e quindi i giocatori ci saranno adesso. Non abbiamo il tempo di aspettare il fallimento di un club, anche se ormai è chiamato. E quindi dovevamo per forza, anche potendo, poteva essere che non si sono messi d'accordo con gli agenti. Magari Dichiara voleva qualcosina in più, non lo so, non lo possiamo sapere. Però comunque sia, ormai per Dichiara nulla di fatto. Comunque sia, il ragazzo aveva comunque sia altri club che erano interessati a lui, quindi non rimarrà svincolato, figuratevi. Ma questo penso che non vi importi. A voi vi importerà che finalmente abbiamo questo benedetto terzino sinistro, Abemus terzino sinistro. Bene ragazzi, il video lo concludo qui. Era un video veloce, era giusto per farvi vedere che giocatore era Lund, anche se
essendo giovane, ha giocato soltanto nei club nordici, appunto svedesi, Laken, il Midtjylland, mi pare che pure svedese, no, forse danese, sì. E l'Esbjerg invece è un club sempre danese, quindi ha giocato soltanto in Danimarca e in Svezia. Capite che non è il massimo come punto di riferimento, però il ragazzo l'abbiamo preso. Noi alla fine il Palermo è noto per prendere giocatori che erano sempre stati semi sconosciuti e poi sono diventati grandi campioni. Non c'è nulla da sorprendere, si può essere che Christopher Lud possa diventare, a sparo, uno dei migliori terzini sinistri della storia del calcio. Vabbè, giusto per farvi capire che non dovete preoccuparvi se abbiamo preso un semi sconosciuto. Stiamo ancora iniziando pian piano a costruire il nostro Palermo, a ricostruire il Palermo. E alla fine fa parte della nostra storia anche prendere degli semi sconosciuti. Speriamo che Lund possa, diciamo, non farci rimpiangere un Ceccaroni adattato. Al massimo speriamo che Aurelio si riprenda in tempo da questo suo infortunio, che ancora non ho capito che cazzo gli è successo. Gli hanno sparato nelle rotule, buh, sembra che non torni mai più a giocare, da quanto non ci dicono nemmeno quando potrebbe ritornare. Però speriamo che ritorni il presto possibile e avere qui tutta la rosa, letteralmente tutta la rosa, al completo. Bene ragazzi, detto questo, io direi che il video posso concluderlo qui. Ripeto, mi spiace non potervi dare più informazioni di quello che vi ho dato ora, però non è che c'è purtroppo molto di cui poter discutere perché c'è poco che viene mostrato. Direi che per il momento posso concluderlo qui e niente ragazzi, ci vediamo al prossimo video.